Ciao, vediamo subito come disegnare dentro una forma con Adobe Illustrator in modo semplice e veloce. Andiamo a disegnare la nostra forma principale, potrebbe essere un cerchio, un'ellisse, un cerchio proporzionale, quindi andiamo con Shift più clic del mouse dopo aver selezionato lo strumento ellisse. A questo punto ci spostiamo nella parte bassa del pannello strumenti e clicchiamo su disegna all'interno, il terzo pulsantino, oppure se ci risulta più comodo possiamo utilizzare la scorciatoia da tastiera Shift più D. Una volta selezionato questo tool, la figura proporzionata viene tratteggiata da questo contorno di trattini, significa che è in modalità di disegno interno. Andiamo infatti a selezionare lo strumento matita, dopodiché andiamo a switchare il colore da riempimento a colore di traccia, un colore diverso da quello della forma, che potrebbe essere, non so, il giallo, un colore nettamente opposto. Dopodiché gli diamo una traccia magari di 20 punti e andiamo a disegnare la nostra prima linea qui sopra. Ecco qua, naturalmente adesso è un tracciato, ne disegniamo anche un'altra sotto. Dal pannello livelli apriamo il relativo gruppo clip e vediamo che sono disegnate all'interno della forma, non escono fuori infatti, perché sono disegnate già in modalità interna. Se andiamo a selezionare entrambi i tracciati dal pannello livelli, aprendo il gruppo relativo e selezionando Shift più clic del mouse in modo da selezionare entrambe, poi ci spostiamo sul menu oggetto, tracciato, traccia contorno. Ora questi tracciati sono diventati delle forme, infatti se ne andiamo a selezionare singolarmente vedremo che è diventata una forma e non è più una linea. Come vedete la forma inizia e finisce fuori dal cerchio, ma noi la vediamo solo internamente perché siamo in modalità appunto di disegno interno. A questo punto potremmo utilizzare per esempio la modalità di fusione per andare a riempire il resto della figura, quindi andiamo a selezionare entrambe le figure, sempre qui dal pannello livelli, sempre con la scorciatoia Shift più clic del mouse, poi ci spostiamo sul menu oggetto, fusione, crea, e se volessimo ancora regolare con un numero di passaggi maggiore o minore le forme all'interno del cerchio, torniamo su oggetto, fusione, opzione di fusione, selezioniamo la modalità passaggi specificati, attiviamo la modalità anteprima e da qui aumentiamo il numero da 2 a 3 a 1 a seconda di quelle che sono le nostre esigenze, ma soprattutto tenendo conto dello spessore della forma, che in questo caso queste linee gialle sono già molto spesse, quindi pochi passaggi già ci risultano riempire pienamente il cerchio. Poi se vogliamo esportare e utilizzare esternamente questa figura, andiamo a selezionare tutte le forme compresa la principale, ci spostiamo sul menu oggetto, espandi, assicuriamoci che siano flaggate la modalità oggetto e riempimento e clicchiamo su ok. Adesso è diventata un'unica forma che può essere tranquillamente esportata, magari col tasto destro su esporta selezione, attribuiamo qui un nome, qui una destinazione, quindi una cartella, e qui il formato di riferimento che potrebbe essere PNG o JPEG se deve essere esportato per il web, oppure se dobbiamo prevedere di mantenere la vettorialità magari per una stampa efficace possiamo selezionare PDF. Bene, ora facciamo un clic esterno, ci spostiamo ad un'altra zona dell'area di lavoro e andiamo a selezionare lo strumento penna in modo da creare in questo caso una figura libera e non predefinita, magari dando un colore di riempimento diverso. E utilizzando lo strumento penna andiamo a creare la nostra figura e ora torniamo qui nella parte bassa del pannello strumenti e attiviamo la modalità disegna all'interno. Andiamo a selezionare lo strumento matita, ma prima però facciamo un clic all'esterno e scambiamo il colore di riempimento con quello di traccia, andiamo quindi ad associare un colore di traccia che sia diverso dal colore di sfondo, selezioniamo lo strumento matita, magari selezioniamo già una spessore di traccia che potrebbe essere 8 punti e andiamo a disegnare le nostre forme all'interno. Possiamo attivare appunto il disegno libero oppure esercitare il metodo di fusione come abbiamo visto poco fa, a seconda di quelle che sono le nostre esigenze. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!